saluto nostro di Carmelitani, delle Carmelitane. Credo non ci sia davvero bisogno di presentare Carmelo Mezzasalma, penserà poi lui invece a presentare Maria Grazia e penso avremo modo di conoscerla anche in altre occasioni. E oggi siamo qui, domani siamo qui di nuovo alle 19, non alle 19.30, e l'occasione di domani sarà l'approfondimento di un tema relativo alla trasmissione della fede, la fede in famiglia, l'esperienza della famiglia di Madre Candida, come deve essere una famiglia per generare santi. Poi questa è la sfida e anche l'obiettivo. Lascio la parola ai nostri validissimi Carmelo e Maria Grazia. Scusate, solo ho ricevuto questi fiori e ringrazio, e volevamo iniziare questo incontro soltanto offrendoli qui dietro di noi, dove sta il corpo della Beata, semplicemente come augurio anche alla Beata per questo nono anniversario in cui ha compiuto il miracolo della moltiplicazione delle ostie. Quindi iniziamo con questo semplice gesto. Salutato Gesù Cristo, e sono contento stasera di essere ancora qui a Ragusa in occasione anche della festa della Beata Maria Candida dell'Eucaristia e nel presentare appunto questo libro di Maria Grazia Licitra, che come avrete visto è uno studio teologico spirituale. Tuttavia, la prima cosa che devo dire è che è una grazia che questo libro sia comparso proprio nel giubileo straordinario della misericordia. E poi ci ritornerò, però intanto volevo, leggere un'espressione veramente del Papa in un libro che è uscito proprio in questi giorni, perché si intitola appunto Il nome di Dio è misericordia. Ecco, sembrerebbe che il tema della misericordia sia uno dei tanti temi che, ogni tanto circolano, per così dire, nella Chiesa e così via. Ecco, l'anno della fede, l'anno della vita consacrata, e quindi può sembrare che questo tema della misericordia sia qualcosa, evidentemente, una delle tante benemerite, certamente occasioni evidentemente per incrementare la fede. Ecco, in realtà questo tema della misericordia è veramente un'indicazione di Dio per chi crede. Certamente il Papa non piglia iniziative così di una tale gravità in cui coinvolge la Chiesa universale senza evidentemente che ci sia anche una ispirazione di Dio. E questo tema della misericordia esprime chiaramente anche il discorso dell'Eucaristia. Ecco. Quindi cerchiamo un attimino, un pochettino di entrare, prima di parlare del libro di Maria Grazia Licitra, cerchiamo di entrare veramente in questa cosa, perché mi è sembrata veramente un'indicazione provvidenziale. Certamente nella misericordia vultus la cosa un po' che mi ha meravigliato è che l'Eucaristia stranamente non è nominata, ma non è una critica, non c'è nessuna cosa che esprime veramente la misericordia di Gesù quanto evidentemente appunto l'Eucaristia. E quindi forse probabilmente appunto io leggo questi due avvenimenti, ecco, sotto questa luce, e quindi ecco, una delle pagine più belle di questo libro del Papa, che poi appunto si legge molto, con molta facilità, perché è un'intervista che un giornalista, un vaticanista, gli ha fatto, insomma, no?
Ecco, noi non capiamo molto bene, in effetti, questo tema della misericordia, perché noi viviamo in un mondo dove ci ha abituati, da tutti i punti di vista, prima di tutto a non ammettere mai che abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Siamo figli di quest'epoca in cui evidentemente ci difendiamo con le unghie e coi denti, appena qualcuno ci fa qualche osservazione, ci fa qualche piccola critica o qualche grande critica. La cosa veramente che appunto ci suggestiona molto oggi è questa mentalità che poi la televisione e tutti i media che la incrementano moltissimo, è appunto questo senso proprio veramente in cui ci sentiamo talmente perfetti e talmente, non è che ce lo diciamo, ma lo sentiamo che siamo perfetti e che quindi non abbiamo bisogno poi alla fine di niente. E questa è una cosa molto grave, perché evidentemente se non abbiamo bisogno della misericordia di Dio, che bisogno abbiamo di Dio? Che bisogno abbiamo? Cioè, di vivere viviamo. Un po' ce la caviamo, insomma, in mezzo a tutti i problemi. Ecco, il tema della misericordia è un tema cruciale, veramente, perché incide profondamente su una mentalità oggi che appunto non ci fa capire veramente anche il grande dono veramente della, diciamo così, della misericordia di Dio. E da un'altra parte, evidentemente, anche il fatto che l'umanità oggi si risolve i problemi da sola, praticamente, capito? E questa è una grande crisi, quindi il Papa veramente ha avuto veramente dallo Spirito Santo un'ispirazione così profonda che io stasera purtroppo non mi posso trattenere su questo tema perché devo parlare del libro. Però ecco, per me la misericordia del Signore è carissimamente, proprio come dire, lampante e vivente minuto per minuto nell'Eucaristia, insomma, no? Il primo mio bisogno, evidentemente, di avere bisogno della presenza di Dio, della presenza sua nella mia vita, ecco, io ne ho bisogno proprio nel discorso dell'Eucaristia. Perché l'altro problema è appunto che noi viviamo e che invece abbiamo un sacco di problemi, abbiamo tante insicurezze, abbiamo tanta ansie, abbiamo tante preoccupazioni, non solo familiari, non solo di cose eccetera e così via, ma abbiamo... E quindi il Papa dice giustamente, perché secondo lei questo nostro tempo, gli domanda il giornalista, e questa nostra umanità hanno così bisogno di misericordia? Perché è un'umanità ferita, un'umanità che porta ferite profonde. Non so come curarle, non sa come curarle, o crede che non sia proprio possibile curarle. E non ci sono soltanto le malattie sociali, le persone ferite dalla povertà, dalle esclusioni sociali, dalle tante schiavitù del terzo millennio. Anche il relativismo ferisce tanto le persone. Tutto sembra uguale, tutto sembra lo stesso. Ecco, questo è diciamo così, anche il problema che ci troviamo noi oggi cristiani. Siamo talmente immersi in questo clima storico, sociale, culturale di relativismo che veramente nessuna cosa poi veramente profondamente ci tocca. Qualcosa che ci cambia veramente anche in un certo senso noi stessi. E questo? Sì? Sì, prima che tu iniziavi, ascoltavo un brano della Beata. Sì, ecco. Sì, perché vedevo che stavi per iniziare, scusa, ti ho interrotto. Sì. Abbiamo il piacere di ascoltare un brano della Beata Candida dell'Eucaristia, proprio in questo spazio in cui si è parlato di misericordia. Vogliamo iniziare ascoltando la rivelazione della misericordia della Beata nella sua vita. Tratto dagli scritti autobiografici nella stanza del mio cuore. Epifania eucaristica. Io conobbi tardi Gesù sacramentato. Quando ero piccola gli facevo visita e stando in casa recitavo una preghiera che leggevo in un libro devoto.
ma senza ben capire cosa fosse la sua presenza nel sacramento dell'Eucaristia. Più tardi, quando andavo in chiesa e vedevo esposta sull'altare la Santa Ostia, io comprendevo che là vi era il Signore, ma tutto quel po' di rispetto e di silenzio che si faceva in chiesa aveva per me qualcosa di misterioso. Non capivo. Sapevo che c'era il Signore, ma non sapevo che fosse rinchiuso lì, nel Santo Tabernacolo. Penso che la causa vera della mia ignoranza sia stata questa. Solo i puri di cuore lo vedono, e perciò egli non si faceva conoscere e vedere da me. Ricordo che avevo circa 18 anni quando mi fu concesso di capire. Non potendo fare la Santa Comunione per l'ora tarda, avendo trovata chiusa la chiesa, stavo per tornarmene via. Una povera donna mi disse: «E perché non entra dalla sagrestia per fare almeno una visitina al Signore?» Dalle parole di quella donna e dall'esempio della sorella maggiore appresi la vita di Gesù nel tabernacolo e questa cosa entrò finalmente nella mia mente e nel mio cuore. Oh amore, amore, star lì prigioniero per la pazzia di non staccarsi da noi, suoi figli, stare in tante chiese, solo e abbandonato. Cominciai a fare delle visite durante il giorno e anche durante la notte a Gesù nel tabernacolo, col pensiero e col cuore. Lo visitavo in tutte le chiese dove stesse più abbandonato e dimenticato. Di notte, interrompendo il sonno, mi levavo in ginocchio e adoravo. Vedevo con lo spirito quelle chiesette buie e la porticina silenziosa del Santo Tabernacolo. Dicevo a Gesù che ai piedi di ogni altare mettevo come lampada il mio cuore, affinché continuamente lo adorasse, ringraziasse, lo amasse e riparasse per tutti. Questo è il patto che ho fatto con Gesù, che in ogni chiesa del mondo cattolico, ovunque sia Lui sacramentato, il mio cuore resti con Lui nel santo ciborio, per rendergli amore, lode, riparazione, per me e per tutte le creature che lo abbandonano e non vogliono conoscerlo. E questo non solo per tutto il tempo della mia vita, ma fino a quando egli resterà nel sacramento, fino alla consumazione dei secoli. Ecco, allora, ecco, come abbiamo sentito anche benissimo da questo brano, ecco, evidentemente questa ragazza di 18 anni ha capito cose che evidentemente spesso e volentieri anche gente che ha dietro le spalle o crede in qualche modo di avere una grande formazione religiosa, invece lei così ha capito che poteva stare ai piedi di Gesù proprio per ringraziarlo evidentemente della presenza in mezzo a noi, per lei e per tutte le creature che non avrebbero mai avvicinato veramente questa misericordia di Dio. E questo discorso, appunto, io forse preferisco parlare in piedi, cioè che vi vedo tutti, insomma, più o meno. Ecco, questo discorso ci porta veramente a comprendere anche un altro problema che evidentemente nella vita cristiana di oggi viviamo. Perché i santi non sono capiti oggi? Perché questa verità ce la dobbiamo dire, anche se molto, cioè noi crediamo che quattro parole che sappiamo dire o su Santa Teresa di Gesù, oppure su, ci sembra un pochettino di conoscerli, insomma, no? Ma in realtà i santi sono dei grandi sconosciuti per il mondo di oggi, perché non ci rendiamo conto che il Signore manda tanti angeli, certo c'ha gli angeli, insomma, no? Che qualche volta visitano anche noi, diciamo così, da un punto di vista proprio dell'aver bisogno di un aiuto, ma il Signore si serve di tanti messaggeri, tanti. E tra questi, umanissimi messaggeri di Dio sono proprio i santi, i quali hanno un messaggio, sempre, ognuno di loro porta un messaggio molto preciso per tutti noi.
e chi è in grado in qualche modo di comprendere questo messaggio, e allora veramente vede la sua vita cristiana veramente arricchita. Questo lo dico perché ci troviamo qui nel monastero delle Carmelitane Scalze e si potrebbe pensare che la figura della Madre Candida sia una cosa che interessa qui le monache, che interessa al massimo i padri carmelitani, le cose del genere. Ecco, noi abbiamo queste chiusure molto strane che non ci permettono in qualche modo di capire il messaggio veramente che Dio ha nei nostri confronti. Scusate, mi sono dimenticato. Un po' di pazienza, sono sceso dall'aereo poco fa, quindi mi sono dimenticato. Ecco, e quindi evidentemente il discorso è prima di tutto di capire perché siamo qui. Perché siamo qui? Siamo qui per capire veramente un messaggio che il Signore ci manda attraverso la figura della Madre Candida, che, ripeto, non interessa solo, certo. Le suore hanno, per così dire, i pari carmelitani hanno una responsabilità, indubbiamente, nei confronti di questo messaggio di Dio, ma tutta la Chiesa di Ragusa ha una responsabilità per quel che riguarda anche queste figure dei nostri santi. Perché se i nostri santi sono, come dire, hanno realizzato qui, in questa Chiesa di Ragusa, qualche cosa, questo è un messaggio che evidentemente, appunto, cioè, ci deve moltissimo in qualche modo fare pensare da tutti i punti di vista. Perché i santi sono molto allora importanti? Qual è questo messaggio che tante volte i santi, nella loro differenza, nelle loro individualità, nelle loro personalità, nel loro cammino, che è molto certamente personale, qual è in fondo il messaggio che veramente i santi ci danno da tutti i punti di vista? In fondo è uno solo, è quella che dicevo all'inizio, di aver capito profondamente che cosa significa l'incarnazione, la risurrezione di Gesù. Non è una idea, la fede, non è qualcosa da credere con la testa. Vabbè, con la testa possiamo credere un sacco di cose. Tutti magari evidentemente ascoltiamo le notizie del telegiornale e ci sembra di capire che cosa succede in tante parti del mondo. Capito? Ma in realtà noi dobbiamo essere molto sinceri, non è che capiamo veramente tutto quanto. Anche perché le notizie sono molto dirottate, sono molto, come dire, ben calibrate, ben cose c'era. Quindi noi non conosciamo veramente questa cosa qui. E allora ecco, la fede oggi ha un grandissimo rischio, la fede di oggi corre questo rischio. Cioè, quella che Paolo VI già denunciava, siamo appena all'indomani del concilio, il divorzio tra la vita e la fede. Quando siamo in chiesa va tutto bene, ascoltiamo, il prete parla, la celebrazione. Appena usciamo di qui, cominciamo a pensare in un altro modo. E quindi, come è stato detto anche da sociologi, da persone che studiano evidentemente i fenomeni della società, noi ci troviamo di fronte veramente a questo drammatico divorzio tra la vita della fede e la vita invece con le sue responsabilità, con le sue cose e così via. E non ce ne rendiamo conto. Per cui veramente, come diceva un filosofo, rischiamo veramente da tutti i punti di vista di fare della Chiesa e della fede un'organizzazione, ma non ascoltiamo Dio, non lo ascoltiamo. Ecco, i santi invece ci dimostrano veramente come si ascolta il Signore e come evidentemente questo ascolto di Dio è un ascolto che cambia o ci cambia o cambia i nostri parametri di vedere la vita, le cose eccetera. Se non cambia i nostri parametri, qualcosa non va. Questo non lo dico per crearvi problemi e dire che oggi subito dobbiamo, però è un problema che dobbiamo in qualche modo pensare, perché se no stasera parleremo di cose belle, certamente la Madre Candida e il libro della Madre Grazia Licidra, che insomma ora entrerò anche in questo libro, ma ecco, tutto questo rischia di diventare semplicemente una cosa che dobbiamo fare, bella, significativa, ma che non ci cambia in qualche modo la vita. E invece
Invece Dio vuole cambiare in qualche modo la nostra vita. E i santi sono coloro i quali veramente hanno fatto della presenza di Dio una questione di vita o di morte. In tutto deve entrare Dio. Persino, permettetemi di dirvi una cosa, io non ce l'ho il bancomat perché io vivo in una comunità, quindi c'è l'economo che pensa a tutto, quindi io chiedo tutte le volte che devo viaggiare, gli chiedo i soldi come farebbe un figlio, una cosa così. Quindi anche tutto quello che io col mio lavoro guadagno eccetera così è tutto messo nella cassa comune, e poi quando ho bisogno devo chiedere, insomma devo chiedere per qualsiasi cosa. Ma persino noi potremmo pensare che anche nella gestione del nostro bancomat Dio non entra. I santi ci dimostrano invece che anche nel fare queste piccole cose Dio è sempre veramente presente. Quello che mi meraviglia profondamente, anche vivendo in una comunità religiosa, vivendo in una comunità, come a volte, perché siamo esseri umani e umani come tutti, veramente come tante volte non pensiamo che Dio è presente lì, un attimo. Qualsiasi cosa mi succeda, qualsiasi cosa, Dio è veramente presente. E il brano che abbiamo letto della Madre Candida ci dimostra come questa ragazza avesse capito subito, a 18 anni, veramente quanto questo Dio entra nella sua vita e la trasforma, la cambia. Ecco, e i santi ci dimostrano anche un'altra cosa, che Dio non si può credere con la testa, no. Nessuna cosa noi possiamo comprendere con la testa. Io non comprenderei il libro della Maria Grazia di Citra soltanto con la testa. Ho bisogno anche della parte che noi, dal punto di vista della Bibbia, chiamiamo anche il cuore, insomma, no? Anzi, laddove non c'è il cuore, tu non comprendi nemmeno le cose della testa. Lasciatemelo dire, perché io, essendo insegnante, quindi insegno a dei ragazzi letteratura italiana, evidentemente loro non capiscono se prima di tutto non li coinvolgi proprio da un punto di vista della sensibilità, del cuore. La fede non è diversa, perché questo Dio non si può veramente seguire se non amandolo. È soltanto amandolo che si capisce. È come un'altra persona, e quindi è una persona concreta, vera, che anche se non vediamo ma ne sentiamo fortemente la presenza. È proprio in questo senso che veramente, appunto, ecco, questa presenza è sempre con noi in tutte le cose. Questo è, come dire, l'ideale. Poi è chiaro, lo capisco, a cominciare da me, che l'ideale è, come dire, una chiamata, insomma, no, del Signore. Poi purtroppo dobbiamo adattarci con la nostra umanità, con i nostri errori, con le nostre resistenze, con le nostre paure, con le nostre cose. E allora ecco il tema veramente della misericordia, quanto è importante per farci vedere. Il Signore non ci giudica, non sta lì a vedere cosa sbagliamo e cosa non sbagliamo, ma il discorso della sua presenza, questo sì. Questo per Lui è veramente una cosa fondamentale. Ed ecco il discorso, appunto, dei santi, che ci dimostrano veramente a conti fatti che senza l'amore non è possibile seguire veramente il Signore, seguire veramente Gesù. E infatti che cosa dice ai suoi discepoli Gesù? Una frase che abbiamo sentito tante volte, magari la sentiamo una volta all'anno quando leggiamo il Vangelo di Giovanni: se mi amate osserverete i miei comandamenti, se mi amate. E quindi tutto si gioca veramente. Ecco, i santi sono straordinari, perché veramente ci dimostrano che questo amore, noi provare l'amore per qualcuno che non vediamo, che non possiamo in qualche modo cosa, questo amore è possibile veramente provarlo, perché loro l'hanno vissuto e ci dimostrano veramente che è possibile in qualche modo viverlo. E allora in questa luce che noi possiamo avvicinare la vicenda spirituale di questa nostra beata Maria Candida dell'Eucaristia, che è una vicenda veramente esemplare, ricchissima di tante cose,
e a noi ci sembra di conoscerla, e invece il Signore ci dice: il mio messaggio voi dovete studiarlo e ristudiarlo, capirlo continuamente. E allora io non sono qui per fare un piacere né alle sorelle, né, mi perdonerà anche la Maria Grazia, ma sono qui per un gesto di amore verso il Signore che mi costringe evidentemente a occuparmi delle cose della Madre Candida, anche se avrei tante altre cose da fare, ne avrei veramente di lavoro, però ecco, è un gesto di amore che il Signore chiede, come chiede a voi il gesto di amore stasera di essere qui a quest'ora, insomma, che sarebbe per noi a Firenze è l'ora della cena, invece siete qui ad ascoltare un pochettino, quindi cercherò di essere il più possibile. Ecco, come avete sentito da questo brano, questa ragazza è attratta profondamente dalla presenza di Gesù, dalla presenza, e non capiremo la sua storia, la sua vita, le sue scelte, le sue cose, se non capiamo veramente che lei ha capito che questo Gesù era veramente molto concreto, molto vivo, molto qualcosa che la riguardava profondamente lei nella vita. Attratta profondamente da questo mistero di Gesù fin dall'adolescenza, e quindi desiderando che cosa? Una totale intimità, perché chi ama vuole l'intimità. È questo che anche il Signore ci chiede. Noi crediamo di conoscerla l'intimità? Pensate che io come prete abbia intimità col Signore? Lo spero con tutto il cuore, lo spero con tutto il cuore. E anzi vivo sperando sempre che questa intimità mi cresca ogni giorno di più. L'intimità non significa venire in chiesa oppure celebrare la messa, pregare 4-5 volte al giorno. L'intimità è il fatto che io desidero essere un vero discepolo di Gesù. Desidero condividere con Lui veramente tutto. Ecco perché prima facevo il caso, vabbè, stupido, insomma, no, così, del banco, ma poi potrei dire qualsiasi cosa. Potrei dire, per esempio, che la mattina, quando devo andare a scuola, evidentemente non è che ha tanto voglia, perché non sono più un ragazzino, insomma, e non ho più l'entusiasmo che avevo quando insegnavo a 30 anni, quindi però prego e il Signore mi dice: beh, lo devi fare per me, e allora vado, e cammino. Non so, capito, dove mi porta tutto questo. Poi trovo i ragazzi a volte nervosi, preoccupati, eccetera. Ecco la pazienza, l'amore, perché in quel momento il Signore mi dice: guarda che io sono lì dove sei tu, io ascolto la tua lezione stamattina e voglio vedere se tu dai veramente il tutto di te veramente a questi ragazzi. Quindi vedete, sono tante le occasioni veramente della giornata, della nostra vita, quindi le malattie, i problemi veramente che ci angosciano, dei nostri cari, delle persone che conosciamo, cosa. Sempre evidentemente invece cercare questa intimità con il Signore. È quello che Maria Barba cercava, ma invece una cosa veramente scioccante da certi punti di vista, lei ha dovuto aspettare fino a 35 anni prima di poter varcare questa clausura. Vabbè, il Carmelo non era qui, ma era in Corso Italia, vabbè, ma insomma è lo stesso, capito? Prima di poter realizzare la sua vocazione, perché la famiglia, essendo una famiglia dell'alta borghesia palermitana, si rifiutava assolutamente di... E noi pensiamo che questa cosa sia così, una notizia. Ma invece io, che sono un pochettino cattivo, ecco, che insomma voglio pensare anche le cose di Dio, non mi limito soltanto così ad ascoltarlo, voglio pensare. Dico soltanto che una ragazza, vedendo tutti questi problemi, a 35 anni avrebbe potuto fare centinaia di scelte. Si sarebbe potuta sposare, si sarebbe potuta, boh, non lo so, tante cose. E invece lei rimane. Questo è il segno dell'intimità veramente che ha vissuto con il Signore. E quindi evidentemente quando varca le porte di questo monastero, veramente il Signore, che l'ha fatta aspettare tanto, che l'ha provata,
nel senso perché il Signore prova in qualche modo la nostra fede, non nel senso che non ci crede ai nostri buoni sentimenti, cose, ma non c'è amore senza in qualche modo anche un travaglio, una sofferenza. Non c'è amore senza che evidentemente qualcosa, evidentemente, perché se fosse tutto così normale, ma ce lo dice anche la cultura del Novecento, non tutto nell'uomo è veramente limpido e cosa. E noi dobbiamo anche purificare la nostra fede. E questo è un mistero veramente della vita della Madre Cantu, perché il Signore l'abbia fatta aspettare veramente tanto. E poi quando è venuta qui, la famiglia ha chiuso letteralmente i battenti con lei. Mai hanno avuto rapporti. E c'è una bellissima lettera, per me, che io, pensate, l'ho conosciuta, questa lettera, che avevo 15-16 anni, ed è una lettera straordinaria, che le scrive ai fratelli, alle sorelle, con un cuore, con una sensibilità, veramente come se parlasse anche lei con Dio. Eppure, insomma, non è stata una bella cosa, una cosa di questo genere. Ecco, quest'anima veramente che è vissuta costantemente nella presenza di Dio, nell'intimità con Dio, è per noi un grandissimo esempio di che cosa sia la vita cristiana. Non un'organizzazione, non qualcosa che evidentemente ci preoccupiamo di che cosa faremo evidentemente nella chiesa, eccetera, queste cose, ma tornare veramente al Vangelo vissuto, al Vangelo che veramente. E quando la Madre Candida è entrata nel monastero, qui è cominciata un'altra storia della sua vita, la storia dell'intimità con l'Eucaristia, e questo è stato un dono certamente di Dio. Il Papa ci ricorda in questo libro: voi non provate vergogna di fronte ai vostri errori, di fronte alla vostra superbia, di fronte alla vostra, quindi non vi ritenete degni di misericordia da parte di Dio. Ecco, chiedete a Dio la grazia di provare vergogna dei vostri peccati, delle vostre mancanze. Chiedete a Dio, chiedetegliela questa grazia, perché è una grazia veramente profonda in qualche modo di Dio. Questo, diciamo così, poi questa vita della Madre Candida, ecco, qui nel Carmelo si rinchiude in un silenzio veramente straordinario. Sì, è stata per molti anni l'anima di questo monastero, perché silenziosamente, con l'esperienza che lei aveva acquisito negli anni che non era potuto entrare in monastero, aveva una grande esperienza umana, psicologica, spirituale, no? Per cui ha impresso in questo monastero veramente un carisma veramente ancora più grande, veramente, di quello che inizialmente in un certo senso c'era anche in questo Carmelo di Ragusa così fervoroso. Qui non ci possiamo stasera soffermare su tutto, perché sennò altrimenti facciamo domani mattina, ma anche la storia di come è sorto il Carmelo qui a Ragusa ha qualcosa di miracoloso, perché che un gruppo di ragazze decidono di diventare carmelitane scalze, appena appena sapendo che c'era questa cosa, senza sapere poi niente, ma niente di cosa, questo è veramente le chiamate misteriose di Dio. E quindi, ecco, questa esistenza che è molto, come dire, come spero di trasmettere. Guardate, anche la vita della Madre Candida è una meditazione continua. Chi l'avvicina e veramente si rende conto che si deve fermare a ogni passo, cercare di capire che cosa Dio ha detto alla Madre Candida in questa situazione, in quest'altro. Che cosa Dio? Ecco, Dio, il Signore, è sempre al primissimo posto. E la strada della santità è questa. Nient'altro, non è fare miracoli, non è richiamare le grandi folle, non è richiamare grandi cose. La strada della santità è una cosa estremamente umile e semplice. La presenza di Dio momento per momento, lottando con le nostre distrazioni, con le nostre preoccupazioni, con le nostre ansie, ma portare Dio continuamente nel nostro quotidiano, nel nostro semplice quotidiano. Ecco, quindi anche la sua vita ha molte cose da dire.
perché questo è il meraviglioso dei santi. Non si leggono le vite dei santi soltanto per dire ma beata lei ce l'ha fatta, lei come è stata brava, ma io non sono la Madre Candida, io non sono Sant'Ignazio di Loyola, io non sono San Giovanni Bosco, non sono cose eccetera. Noi facciamo prestissimo a fare questi conti, no? Dimenticandoci che loro invece hanno fatto umanamente la nostra stessa strada, le nostre difficoltà, i nostri... Soltanto è stata veramente la determinazione di portare questo Dio nella loro vita che veramente appunto li ha portati verso la santità. E quindi questa vita che racchiude veramente un grande mistero, cioè di come il Signore l'ha trasformata, ha fatto di questa vita qualcosa di veramente straordinario, anche se apparentemente relegata qui a Ragusa, e quindi sembra che se andiamo un pochettino più a nord dell'Italia forse non ci renderemo conto evidentemente che forse non tutti conoscono, ma questo non ha nessuna importanza, perché ciò che importa è che questo messaggio arriverà veramente più lontano di quanto noi possiamo immaginare, più lontano perché è Dio che l'ha dato questo messaggio. Ecco, quindi ora questo studio spirituale, teologico di Maria Grazia Licitra a me è piaciuto subito quando appunto per caso sono venuto a contatto con questo studio, che è uno studio certamente fatto diciamo nell'ambito di quella che è un'esperienza anche se teologica all'Istituto Teologico San Paolo appunto di Catania, e mi è venuta fuori invece una cosa che secondo me mancava da tutti i punti di vista, anche per me e insieme a quelli della mia comunità che abbiamo scritto ormai, insomma abbiamo lavorato tanto sulla spiritualità della Madre Candida, dicevo ecco è una cosa che ci manca, vedere veramente come la Madre Candida non è stata, come dire, subito, in un attimo, in 5 giorni, in una settimana, come dire, ma invece è stata condotta da Dio piano piano dentro questo mistero del discorso dell'Eucaristia. E lo studio della Madre Grazia ci dimostra veramente questo itinerario, questo cammino, un cammino appunto progressivo. Ed è una cosa molto consolante, secondo me, renderci conto che veramente se abbiamo fiducia in Dio e se abbiamo fiducia che il Signore veramente ci ama e ci vuol bene e si preoccupa veramente di ognuno di noi come farebbe veramente un padre, come farebbe veramente, come dire, dal più profondo, vuol dire che sta guidando anche noi. Non sappiamo dove ci porta, non sappiamo, però la cosa importante è che ci conduce. Io mi sono accorto attraverso lo studio della Madre Grazia Licitra che veramente, essendo stato, come si dice, in un linguaggio tecnico, no? Così per spiegarmi, perché sennò altrimenti non... Ecco, io con qualcuno della mia comunità abbiamo fatto l'edizione cosiddetta critica degli scritti della Madre Candida, no? Cioè, quindi lo studio serrato, accurato, evidentemente, di come evidentemente sono questi quaderni, questi appunti, queste cose della Madre Candida. E quindi ci vogliono delle competenze chiaramente anche culturali, insomma, non solo teologiche, ma ci vuole anche una... Eppure è stata per me una sorpresa. Questo libro è stato una sorpresa, è una bella sorpresa. Voi avete detto, ma guarda, una ragazza così giovane che si è messa... Quindi io l'ho detto anche nella prefazione, certamente ha avuto dei buoni maestri, perché questo... Tutti abbiamo avuto dei maestri, anch'io ne ho avuti più di uno, un buono maestro. Non si cammina senza i buoni maestri, non si cammina, no? Non si va da nessuna parte, capito? Perché ci affidiamo al nostro io soggettivo e il nostro io, come diceva Manzoni, è la pazza di casa. Il nostro io è la pazza di casa, ora è così, ora è colà, ora va qui, ora va là e non si sa dove va, non si sa. Capito? La pazza appunto di casa, la nostra psiche, il nostro mondo di cose. E quindi questo libro, questo studio mi ha colpito perché proprio veramente c'era questa progressione, cioè
Maria Candida dai suoi quaderni, da quelli del noviziato a quelli da quando è stata eletta priore, poi fino all'ultimo grande, veramente secondo me capolavoro, che i colloqui eucaristici, c'è stato veramente un cammino. Solo che lei scrive, come dire, non sta scrivendo la Maria Candida perché pensa che un giorno i suoi libri, i suoi quaderni saranno pubblicati. E no, no, siamo noi che l'abbiamo tirato fuori dal cassetto e abbiamo detto ma qui c'è un messaggio del Signore e quindi è giusto che la Chiesa, anzi la Chiesa ci incita a fare questo lavoro, perché i doni di Dio non vanno tenuti nel cassetto ma devono essere in qualche modo. E quindi poi l'altra parte più bella che mi è sembrata di questo studio della Maria Grazia è il raffronto che lei fa con Ecclesia de Eucaristia, quindi del 2003, la lettera enciclica di San Giovanni Paolo II, oggi santo, va bene, in cui mette appunto il Papa l'Eucaristia al centro veramente della vita della Chiesa. Veramente era stato anche il Vaticano II che aveva detto che la Maria Grazia lo cita molto bene, non solo nella Lumen Gentium, ma anche in quello sulla nuova liturgia, che l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana. Tutto si decide lì, tutto si decide veramente nel discorso dell'Eucaristia. Ma mi è sembrato molto bello questo raffronto che la Maria Grazia fa, perché ancora una volta mi ha confermato in un'intuizione che io e Alessandro, insomma, con cui lavoravamo insieme agli scritti della Maria Candida, avevamo. Dunque la Maria Candida è arrivata prima a questa, prima che la Chiesa evidentemente dicesse determinate cose. E soprattutto l'originalità più bella veramente degli scritti della Madre Candida, come alla fine del suo itinerario il Signore le dona la grazia di capire come accanto all'Eucaristia c'è il discorso di Maria. Il Papa Giovanni Paolo II lo ha detto. È un mistero. Forse avrà letto gli scritti della Madre Candida. Non lo so, noi gliel'avamo dati veramente, ma sempre quella gente che sta lì vicino al Papa, quella gente, insomma, quei monsignori, insomma, no, che fanno tutto un sacco di cose, eccetera, avevano preso subito i libri, non lo so, può darsi che l'abbia visto, non l'abbia visto, non lo sappiamo. Il Signore, non è importante questa cosa, ma quello che è importante è che la Chiesa ha preso su di sé un carisma, evidentemente, che si è svolto qui, in un angolo nascosto di questa città di Ragusa, che non conta molto, non perché sono anche io ragusano, ma insomma, non ha grandi notizie, come dire, non ci sono qui, per fortuna, cose che per cui bisogna andare all'interesse nazionale. E quindi, ecco, questo discorso veramente della presenza di Maria accanto all'Eucaristia. Tutti noi facciamo veramente, come dire, l'adorazione eucaristica. Quale cristiano potrebbe evidentemente dimenticarsi di fare l'adorazione eucaristica? Nessuno lo può fare questo. Magari a volte non può, però nel suo cuore pensa continuamente alla presenza di Cristo nell'Eucaristia. A volte anche quando uno sta facendo altre cose, nel suo cuore può fare veramente anche l'adorazione. Ma quando il Signore ci concede quell'ora, quella mezz'ora, quel quarto d'ora di poter stare in una chiesa silenziosa e cose eccetera, quanti di noi pensano di chiedere a Lei, a Maria, di farci capire veramente questo mistero di Gesù? Perché è un mistero, cari fratelli, cari amici, è un mistero. E guai a noi se pensiamo di averlo in tasca, perché tutte le volte che noi pensiamo di averlo in tasca è il momento in cui questo Cristo lo tradiamo nella maniera più assoluta. E invece, come dice appunto anche il Papa, mai assolutamente stancarsi di camminare nella strada di Dio. E quindi quanti di noi pensano, evidentemente quando stanno qui vicino alle Eucaristie, di chiedere almeno come grazia a Maria, ecco evidentemente la bellezza, evidentemente di comprendere la bellezza in qualche modo del Signore.
Ecco, questo è in pratica, secondo me, i due nodi in cui questo libro, molto scritto, molto con molta, dico semplicità, non per dire, per carità, che sia semplicistico, non è affatto semplicistico, ma è porto con un linguaggio che veramente di chi è entrato dentro appunto gli scritti della Madre Candida. Io ho visto tante cose scritti anche di tante altre persone, ma c'è un linguaggio che non si può imparare da scuola, o ce l'hai qui e lo trasmetti, o non ce l'hai qui e non lo trasmetti. E allora questo linguaggio con cui la Maria Grazia di Citra è entrata veramente dentro questo mistero veramente del discorso dell'Eucaristia, e ha capito, e lei stessa ha dato il titolo, una missione per l'Eucaristia. Ha capito veramente il messaggio di Dio, di Cristo, e ha capito bene anche il messaggio del... È un libro che, cioè, come dire, si legge con molta, così, uno lo, naturalmente non da leggere evidentemente in mezz'ora, che non ci si fa, insomma, no, ma da gustare anche per questa il garbo con cui l'autrice appunto presenta il discorso. E quindi ci sono dei punti che ci fanno veramente in qualche modo pensare. Io ho detto semplicemente alcune cose, insomma, no? Ecco, quindi torno per chiudere veramente appunto il discorso che, come ho scritto nella prefazione, che lo leggo e poi lascio appunto ancora la parola alla Madre Candida, poi la Madre Grazia di Citra ci dirà la sua evidentemente esperienza, e così poi, ecco, abbiamo fatto una cosa per il Signore molto, molto buona. In ogni caso, scrivevo nella prefazione, non è senza significato che questo libro di Maria Grazia di Citra, dedicato alla spiritualità eucaristica di Madre Maria Candida, veda la luce nell'anno in cui Papa Francesco ha voluto proclamare il Giubileo straordinario della Misericordia. E che cosa c'è nella fede cristiana di più eloquente, di più palpabile, di più toccabile, di più sensibile della misericordia di Dio e quindi di Cristo, che è venuto a testimoniarci l'amore e la misericordia di Dio? Che cosa c'è nella vita cristiana di più eloquente della misericordia di Gesù verso l'umanità da Lui redenta, se non quel fiume d'amore che è l'Eucaristia? Come dice proprio appunto la lettera enciclica del Papa Misericordiae Vultus, dal cuore della Trinità, dall'intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga senza sosta il grande fiume della misericordia. Giorno per giorno, attimo per attimo, l'Eucaristia è sempre qui, sempre. Tutti i momenti e tutte le cose. Posso venire da Gesù in tutti i momenti, anche a piangere e a disperarmi, oppure a gioire, oppure a pregare per gli altri che hanno bisogno, oppure per pensare semplicemente così, silenziosamente. Quando un giorno il Santo Curato d'Ar vedeva un vecchino che era sempre in chiesa, lì sempre in chiesa, era curioso, lui era un santo, il Santo Curato d'Ar, e gli diceva, ma che fai tutto questo tempo davanti a Gesù? Cosa gli dici a Gesù? Niente, risponde il vecchino, io guardo lui e lui guarda me. Cosa c'è di più bello dell'intimità di questo? Cos'è l'intimità? Questa è l'intimità. Non è grandi cose. Io guardo lui e lui guarda me. Un povero vecchino ignorante, caro, non aveva grandi possibilità di fare lunghi discorsi, purtroppo, come ho fatto io, che mi sono tirato tutto sto tempo, vabbè, ma insomma mi perdonerete. Sì, nell'istituzione dell'Eucaristia, come sentiva bene Madre Maria Candida, è tutta la misericordia di Gesù che si riversa non solo sulla Chiesa, ma sull'umanità e sull'universo. Ecco la gratitudine di lei. I suoi scritti sono un inno di lode e di ringraziamento continuo, a dire grazie, grazie, grazie Signore, grazie che ci sei, grazie. È questo. Questo è l'indice veramente di una grande fede, di una fede veramente, di ringraziare Dio. Chi siamo noi?
come dice un vecchio proverbio, spesso e volentieri cerchiamo le grazie, ma avute le grazie gabbato lo santo, insomma, come dice una cosa, la gratitudine, e l'amore nasce dalla gratitudine. E quindi non si tratta di trasformare magicamente un mondo decaduto o drammaticamente in preda alle convulsioni dell'egoismo o della violenza dell'uomo sull'uomo, ma di scoprire che una forza d'amore, il mistero dell'Eucaristia, è ormai presente nella nostra vita, forza che può trasformare, quasi per un contagio misterioso, tutti coloro che hanno il coraggio di aprirsi alla sua misericordia, di presenza, prima di tutto, di sostegno, di cammino spirituale e anche di fraternità. Perché questo Gesù nell'Eucaristia ci parla dell'amore anche tra noi. E non c'è amore per Lui se non ci amiamo veramente tra di noi. Non c'è. Quindi anche per me il messaggio dell'Eucaristia, come dice la Madre Candida in una cosa, in una parte bella dei colloqui eucaristici, proprio la vita della comunità, e quindi la comunità possono essere 2, 3, 4, 5, è proprio veramente la luce di Dio, chi la cerca almeno, e dopo tutto Cristo stesso e nient'altro. Ecco, grazie. Tratto da colloqui eucaristici, una missione per l'Eucaristia. La sera, vigilia della gran festa, sentivo tanto amore per Gesù e un bisogno infinito di restare ai suoi piedi. Vi sarei rimasta tutta la notte, speravo almeno un'ora. La comunità rimase in coro per un po' di veglia, ma a me Gesù negò si fatto sollievo. Dire quanto mi costasse mi sembra impossibile. Sentii come disseccarmisi il cuore per la forza immensa del sacrificio. Solo Gesù lo sa. Mi pare però che l'olocausto mio non andò mai così alto come questa sera. Ebbi però la forza di sorridere fra il mio tormento e sorridendo ubbidì e lasciai Gesù. Ai suoi piedi sottomisi e feci in polvere la mia volontà. Sollevando poi il mio grande olocausto, con lui ostia, con tutte le sante messe di quell'ora, fino al trono del Padre e per il regno tuo eucaristico, o mio Gesù, venga per l'amor tuo. Unendo la mia volontà a quella di lui, mi addormentai vicina vicina al suo cuore, intendendo passare così, con Gesù e Eucaristia, tutta la notte in perfetta unione. La mattina appena levata e rivolgendo il primo pensiero e sospiro all'ostia santa, mi sentii soavemente attratta da essa e sentii come mai era stato che tutta per sé mi destinava, in maniera speciale, come per una piccola missione. Mi sbaglio, può darsi. Ma la suavità di quell'istante mi pare sia stata al di sopra di ogni cosa naturale. E io risposi con tutta effusione, con tutto il dono e la consacrazione di me a Lui sacramentato e ai Suoi interessi. Alla Santa Messa solenne sentii tanto amore per il grande mistero, tanta tenerezza per il mio amore per Lui sacramentato, tutto il patire per Lui ostia, le sue grazie, le sue tenerezze, i suoi doni, la trasformazione da Lui operata in me, tutto mi fu presente come in uno specchio. Quasi rapita pensai, e tutto questo rimarrà occulto? Provai un grande puro desiderio di far conoscere, di dire tutto, e mentre palpitavo di grande amore, tale desiderio cresceva in me. Ma come fare e come dire tali cose? Terminato il pranzo, nostra madre, sorridendo, mi dette l'ubbidienza di scrivere di Gesù e Eucaristia.
Come esprimere lo stupore dinanzi a tale comando? Dopo ciò che era passato nella mia anima durante la Santa Messa, era la risposta di Gesù. Come dubitare? Bene, buonasera a tutti. Io vi ringrazio intanto personalmente, ognuno di voi che è qui, che dimostra il suo affetto proprio con la sua presenza. Grazie davvero a tutti. E in particolare volevo iniziare ringraziando le suore, perché dal momento in cui le ho incontrate, parlando con loro, quasi quasi mi è venuto il dubbio che avessero conosciuto di presenza Madre Candida, perché ne parlavano così bene, in un modo così vivo, che ho detto quasi quasi l'avranno conosciuta sicuramente. Infatti poi ho chiesto alla Madre Superiora, però mi hanno dato un sorriso tipo per dire beh, è passato un po' di tempo da quando lei è morta, ma in quel momento ero molto coinvolta, sono state loro molto disponibili nel reperire testi, ma soprattutto nella preghiera, e si è creata come un'amicizia rappresentata da Suor Paola, la madre del Carmelo di Ragusa, che è frutto di un'unione spirituale. Siamo state quasi messe vicine per un lavoro più grande, un lavoro che è questa missione per l'Eucarestia. Perché questo titolo, perché questo libro? In realtà non è solo frutto di uno studio freddo, critico, serrato, anche, senz'altro. Però questo libro nasconde e contiene forse la parte migliore della mia esperienza spirituale, quella che ha segnato la mia vita per sempre. Io ero ragazzina, avevo 14 anni, adesso ne ho 28, e sono cresciuta all'interno della spiritualità, delle cellule di evangelizzazione. Allora il moderatore di questa comunità, di questo movimento, Padre Salvatore Tumino, era un sacerdote infervorato di Dio, e soprattutto fra i suoi progetti, nel suo cuore, c'era quello dell'adorazione eucaristica perpetua. Lui era innamorato di Gesù Eucaristia, o per chiamarlo come lo chiama Madre Candida, di Gesù Ostia. Era un folle, lo possiamo definire così. E soprattutto invitava le persone, invitava noi, ad andare da Gesù Eucaristia sempre, per qualsiasi necessità, per qualsiasi bisogno. E vuoi piangere? Piangi davanti a Gesù. E hai delle gioie? Portale a Gesù. Qualsiasi cosa tu hai, parti da Gesù Eucaristia. Queste erano le sue idee, questo era il suo spirito. E io un giorno, che ascoltavo i suoi insegnamenti, diciamo che l'ho preso un po' in parola. E ho detto, voglio vedere se è così. E sono entrata in una cappellina dove c'era l'adorazione eucaristica, allora per alcune ore del giorno. E lì, mentre guardavo l'ostia con semplicità, senza nessuna attesa, ho detto che qualcosa stava cambiando. E a un certo punto mi sono sentita voluta bene, presa in considerazione, amata, stimata, come nessuno mi aveva mai stimato. Mi sono sentita felice, mi veniva da piangere per quell'amore che provavo nel mio cuore. E allora lì per lì, anche qualche anno dopo, ho pensato, vabbè, sensazioni da ragazzina adolescente. Eppure sono passati 14 anni e io quell'amore non l'ho dimenticato, ma quell'amore ha determinato la mia vita. Da quel momento che ho scoperto l'adorazione, che ho scoperto la possibilità di andare a messa anche tutti i giorni, la mia vita si trasformava. Tutti i miei cambiamenti, le mie gioie, i miei dolori, davvero li ho iniziati a vivere davanti all'Eucarestia e con l'Eucarestia. E questo è stato determinante, perché tutto il mio interesse, anche di giovane, di adolescente, anche da un punto di vista di studi, si è incominciato a concentrare sulle cose di Dio, lasciandomi passare questo termine, su tutto quello che poteva riguardare Lui. Mi immaginavo nel mio futuro che il mio lavoro dovesse avere a che fare per forza qualcosa con Gesù, altrimenti non mi immaginavo diversamente. E così, da questa esperienza che si prolungava, ho scelto di studiare teologia. E quando ho fatto questa scelta, ho avuto tanta serenità nel mio cuore, mi sentivo nel posto giusto. E all'interno anche di questi studi il mio interesse dove era concentrato, sempre come si dice che il primo amore non si scorda mai, così, il mio amore che non si scordava mai era l'Eucarestia, era quell'esperienza. Io quando dovevo scrivere, ad esempio, la tesi, volevo parlare dell'Eucarestia. Saltando qualche anno, così
non vi addormentate. Alla fine del percorso di specializzazione in teologia spirituale si ripresentava di produrre una tesi. Ho detto, e ora su cosa scriviamo? Io sapevo già di sicuro che avrei scritto sull'Eucarestia, e su questo non ci pioveva, però su chi trattare l'Eucarestia? In quale autore, in quale autrice? E allora mi ha dato la disponibilità il professore Mario Torcivia, un sacerdote di Palermo. Io lo ringrazio anche se lui non è presente, magari gli arriva la registrazione, per la sua vicinanza, il suo modo di guidarmi, e se sono qui è anche grazie a lui. Lui mi ha detto, ma Maria Grazia, sei di Ragusa, perché non trattare l'Eucarestia nella Beata Maria Candida dell'Eucarestia? E io lì per lì mi sono sentita la ragusana che nella maggior parte dei casi conosce Madre Candida dell'Eucarestia solo perché ha sentito dire che ha fatto questo miracolo della moltiplicazione delle ostie, né più né meno. E mi sono sentito un po' di fare una figuraccia, perché ho detto, il relatore della tesi, io di Ragusa, è lui che mi propone una figura locale mia. E anche ho pensato, ma era una monaca di clausura? Che cosa potrebbe dire mai una monaca di clausura chiusa fra quattro mura di un convento in una società che si trasforma in un modo rapidissimo? Che messaggio avrà da dire? Ho accettato, ho iniziato a leggere gli scritti di Madre Candida e all'inizio avevo la sensazione di essere davanti a delle poesie, di essere davanti a una donna che dichiara il suo amore a Gesù. Quasi quasi come quelle sensazioni femminili che sono spontanee da dire, queste sensazioni amorose. E per un attimo ho detto, ma non è che solo questo, questi scritti. Invece, più leggevo, più ero coinvolta. Ma la cosa che mi ha coinvolto di più non è stato tanto conoscere la figura della Beata e quindi fare una devozione a questo personaggio. A me coinvolgeva il discorso che lei aveva un rapporto specialissimo con l'Eucaristia. Lei proprio aveva un'amicizia con l'Eucaristia. Non era un semplice, per esempio, come possiamo immaginare qui nel nostro paese, dire le preghiere davanti a una statua, come magari siamo stati abituati, una devozione, delle litanie. Leggendo gli scritti di Madre Candida c'era di più. C'era un cuore che si era aperto all'Eucaristia, ma non l'Eucaristia considerata come una cosa. Per Madre Candida l'Eucaristia è la persona fisica in carne e ossa di Gesù. E lei, con questa considerazione, con questo pensiero, con questa esperienza di vita che ha fatto, ha portato avanti questa amicizia. E allora ho detto, sì, vale la pena. Vale la pena che questo messaggio che contengono i suoi scritti sia conosciuto, perché non è un messaggio per il personaggio della Beata Candida dell'Eucaristia. Il messaggio che contengono è un invito serio, senza mezzi termini, senza nascondere niente, a fare amicizia con Gesù nell'ostia. Se noi volessimo sintetizzare i suoi scritti in poche parole, è come se lei ci dicesse, senti, non stare qui a conoscere me. Vai direttamente alla fonte, vai direttamente da Gesù Eucaristia, che lei chiamava il divin prigioniero, colui che sta in quel pezzettino di pane bianco, così povero, perché? Per amore di stare con noi. Madre Candida aveva un sogno e diceva, come avete sentito nel brano che abbiamo letto all'inizio, io desidero, ho chiesto a Gesù, ho fatto un patto con lui, che il mio cuore rimanga come lampada accesa per tutti i secoli in tutti i tabernacoli del mondo, per fare compagnia a Gesù, per stare con Gesù. Quando l'ho letto ho detto, vabbè, cose che si dicono così, ti immagini un cuore che rimane come lampada accesa davanti a tutti i tabernacoli del mondo, fisicamente impossibile. E poi però questa cosa mi tornava e ci pensavo e ho detto, ma Gesù, fra me e me, ve lo condivido, ma tu l'hai realizzato il sogno di questa beata oppure no? E sapete qual è stata la risposta migliore? È stato guardare la mia vita, perché quando scrivevo la tesi, quando dovevo preparare anche questa presentazione, gli interventi che ci saranno, io avevo bisogno di andare a messa, proprio avevo bisogno di andare più spesso all'adorazione,
avevo bisogno di ricordarmi il modo con cui la Beata si accostava a Gesù Eucaristia, perché mi sembrava un modo sincero, un modo autentico. Allora ho detto, sì, l'ha esaudita, perché questa lampada, a distanza di domani, sono quasi 122 anni dalla nascita della Beata, continua a fare luce sull'Eucaristia per chi si vuole avvicinare. Chi legge la testimonianza di Madre Candida scoprirà che lei fa luce sul mistero eucaristico, ti dice avvicinati, guarda, io ti illumino con la mia esperienza. Voglio ringraziare ancora tutti, la mia famiglia in particolare per come mi ha sostenuto, soprattutto per la loro subito prontezza nel credere in questo libro, e tutti i miei amici che hanno condiviso con me questa esperienza. Don Carmelo in particolare, perché quando ci siamo incontrati è come se già ci conoscevamo, perché è come se la direzione in cui volevamo andare era la stessa. Lui magari già ci andava da tempo, io mi sono solo aggiunta. Vi ringrazio tutti, se in questo momento dimentico qualcuno scusate, ma per me è anche un'emozione. È solo un augurio e un piccolo avviso, e poi se volete qualche spazio per le domande, se ne avete, ma capisco che l'ora è quella che è. L'augurio è questo che vi faccio, che come Madre Candida possiamo scoprire il mistero dell'Eucaristia in che modo? Chiudendoci la bocca, piegando le ginocchia e avendo la capacità di stupirci davanti a un Dio che è così grande, ma che è così grande da potersi fare tanto piccolo, e che la migliore forma di conoscenza davanti a tutti i nostri libri, penso di interpretare anche il tuo pensiero, davanti a tutti i nostri libri la nostra forma di conoscenza migliore rimane quella di fare amicizia con il cuore, con Gesù. Grazie a tutti. E adesso, se volete, potete fare qualche domanda. L'avviso è questo, che alla fine della chiesa trovate il libro disponibile per l'acquisto, per consultarlo da questa parte, e poi dopo, se volete, nella stanza numero 6 nel monastero ci sarà un piccolo rinfresco, per cui ringraziamo le suore per averlo offerto. Grazie. Allora chiudo un pochettino io, rinnovando insomma il saluto che ha fatto la Maria Grazia, però penso che stasera siamo riusciti, non so quanto, però tutti ce l'abbiamo messa, tutta la buona volontà, però il libro appunto va letto, va meditato, però stasera siamo riusciti finalmente dopo tanti anni a tirare fuori veramente questa missione della Madre Maria Candida dell'Eucaristia. L'ha illustrata molto bene la mia ragazza, perché ce l'ha attraversato, ma soprattutto perché capite, ecco, come nella parola di Dio non capiamo tutte le cose tutte insieme e non ne possiamo parlare tutte insieme, anche gli scritti dei santi, le vite dei santi vanno, per così dire, avvicinati a pezzettini, diciamo con passi un po' di... E stasera sono contento anche di essermi fatto questo lunghissimo viaggio, perché volevo sentire anch'io questo messaggio veramente appunto sulla missione della Madre Maria Candida. E Maria Grazia l'ha illustrato benissimo, si trova anche bene nel libro, per cui dobbiamo veramente ringraziarla, perché il Signore l'ha guidata dentro anche questa bellissima avventura, che sono anche gli studi della teologia spirituale, no? Che va portata in qualche modo avanti. Bene, grazie. E allora sì. Abbiamo dimenticato una cosa. Sì. Domani, per chi volesse, alle 19, dopo la messa, ci sarà un'altra, chiamiamola conferenza, riflessione, condivisione sul tema Eucaristia, matrimonio e famiglia, però trattato dal punto di vista dell'esperienza spirituale di Madre Candida. Quindi siete tutti invitati, vi aspettiamo. Buona serata.